Furti nelle abitazioni, resta alta l'attenzione a San Valentino Torio. È giusto ci sia un'allerta generale, dice il sindaco Michele Strianese, che nelle scorse settimane ha avuto un incontro col prefetto che ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo l'escalation di furti ed episodi gravi verificatisi in tutto l'Agro, Sarnese, Nocerino. Le criticità maggiori si sono però verificate proprio nel comune di San Valentino Torio, in aree particolarmente critiche come la zona periferica di Casatori. Un'area che sembra essere stata presa di mira in maniera particolare perché è legata a strade poco illuminate, poco controllate, vicino all'autostrada A30. Dunque, quasi una tecnica, quella dei ladri d'appartamento in questa zona, con vie di fuga molto semplici per far perdere le proprie tracce. Ed è stato proprio il sindaco Strianese a chiedere maggiori controlli proprio nelle aree sensibili, a ridosso delle scarpate collegate all'autostrada, impegni dunque da una parte e dall'altra. Il comune, pronto al potenziamento della videosorveglianza e dell'illuminazione, la prefettura e le forze dell'ordine pronte a garantire controlli serrati. Maggiore presenza di polizia, carabinieri, guardia di finanza su tutto il territorio, più pattugliamenti, posti di blocco soprattutto nelle ore notturne e pattugliamenti nel tratto autostradale dislocato tra i caselli di Sarno e Nocera Pagani, nelle due direzioni sud e nord, e posti di blocco all'uscita dei caselli stessi per controllare le entrate e le uscite sull'asse Agro Sarnese Nocerino, Agro Acerrano Nolano e Caivanese. Rafforzamento poi chiesto delle barriere fisiche di divisione tra le scarpate autostradali e le stradine di servizio che costeggiano proprio le scarpate. Come amministrazione siamo impegnati a migliorare la videosorveglianza sul territorio. Noi abbiamo un impianto che è in fase di manutenzione, e cominceranno i lavori nella prossima settimana. Poi abbiamo preso l'impegno di andare un po' a illuminare anche queste stradine di servizio che si trovano nei pressi dell'autostrada, no? Perché abbiamo detto che il problema si verifica spesso lì, almeno con determinate tipologie di bande di ladri, e poi abbiamo anche preso l'impegno di potenziare la polizia municipale come organico, cosa che stiamo già facendo. Abbiamo dei concorsi in atto e nel programma del fabbisogno di quest'anno metteremo ancora altre due vigili di polizia locale per andare a rafforzare l'organico. Quindi nei prossimi mesi rafforzeremo l'organico di polizia locale per almeno 4 unità. Ovviamente ci stiamo impegnando già con il poco personale che abbiamo a pattugliare anche di sera, diciamo negli orari un po' più sensibili da questo punto di vista, le zone più periferiche del paese, come già stiamo facendo da qualche mese a questa parte. D'altro canto la prefettura con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, questore, comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza hanno assunto l'impegno di far pattugliare di più l'autostrada, quindi questo in particolare questi tratti dove ci sono le scarpate che consentono il raggiungimento di aree che sono popolate da cittadini, ci sono ville, villette, quindi raggiungibili da queste scarpate autostradali. Poi abbiamo chiesto anche maggiore presenza ai caselli autostradali, pattugliamenti della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, per verificare un po' i flussi in entrata e in uscita da quelli che sono i due caselli principali che portano nell'agro e che sono quello di Sarno e di Nocera Pagani. Non bisogna farsi giustizia da soli, che non bisogna andare oltre determinati limiti, che è giusto che ci sia un allertamento generale, si faccia attenzione, ma che, voglio dire, si abbia fiducia nelle forze dell'ordine, nelle amministrazioni locali,